Ciao 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 a tutti ed eccoci qui con un nuovo video di acquisti AliExpress, cosette un po' curiose. Prima però vi devo raccontare che siccome i disastri non arrivano mai soli, problemi e casini non arrivano mai soli, ne è successa un'altra in casa Sontini. Ieri sera stavo preparando la moka pronta per il caffè del mattino, era già molto tardi, erano dopo le 11 di sera, e preparo la moka pronta perché mio figlio e mio marito con lui, perché purtroppo è ancora senza auto, mio figlio è ancora senza auto, e quindi preparo la moka pronta perché si alzano alle 6 meno un quarto, 6 meno 20 e almeno devono solo accendere il fuoco per la colazione. Io resto a letto ancora un po', ancora un'oretta. E niente, apro l'acqua calda per lavare la moka e sento si blocca l'acqua, non scende più acqua. Mio marito esce per vedere perché fortunatamente lo scaldabagno, perché abbiamo lo scaldacqua a gas all'esterno, quindi dell'appartamento, sul balcone, in una specie di verandina chiusa con una griglia, comunque per la reazione l'abbiamo fatta fare apposta, appunto per proteggere lo scaldabagno, ma per lasciarlo anche respirare. E tra l'altro una verandina molto comoda perché poi io la uso per tenere anche il sacco dell'immondizia, la scopa, c'è anche il contatore del metano sotto, insomma, rimane riparato, ma comunque aereato. E insomma, farla breve, mio marito esce per vedere cosa sta succedendo, come mai non scende più l'acqua calda. All'improvviso uno sbuffo di acqua quasi vaporizzata a pressione, poi lo scaldabagno è iniziato a perdere acqua, ma come se fosse non gocce d'acqua, come se fosse un rubinetto aperto di corsa, quindi interrompere l'elettricità. Per fortuna che lì abbiamo un tasto esterno per interrompere e la corrente elettrica, chiudere subito anche, appunto, anche l'acqua e chiamare stamattina. Subito abbiamo chiamato l'assistenza, verranno spero in giornata. E anche lì ci hanno sparato lo scaldabagno, è quasi nuovo, a 4 anni e mezzo, perché l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto installare quando abbiamo cambiato la cucina 4 anni e mezzo fa, e quindi non è usurato. Abbiamo chiamato il nostro idraulico di fiducia, quello che ce l'ha installato, e purtroppo lui dice che non può fare niente perché si è rotto un pezzo, un componente, per cui bisogna chiamare l'assistenza. Insomma, farla breve ci costerà un botto anche qui. Vabbè, pazienza. Basta la salute. Sono qui tutta costipata, basta la salute. Vabbè. Ma vi mostro subito le cose che ho acquistato. Sono cose che, tanto per cambiare, ho visto pubblicizzate in Facebook, che avevano un certo costo, e io poi le ho trovate invece AliExpress identiche, perfettamente identiche, a un costo molto 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 inferiore. Inizio da questo, che è un grembiule da cucina, il classico grembiule da cucina, quella che a Roma chiamano parannanza. Che cos'è la particolarità di questo grembiule? Io l'ho visto, grembiule, vedete, in tessuto impermeabile, ha la sua tasca qua davanti, qua l'accetti. La particolarità qual è? Allora, io ripeto, l'ho visto pubblicizzato in Facebook e costava 9,90 € più le spese di spedizione, ed era un affare, perché costava in realtà 19,90 €, scusate. Tosse infernale. Dicevo, da 19,90 € 9,90 € più spese di spedizione, un affarone. Io, tramite la ricerca fotografica in AliExpress, lo trovo identico, tessuto impermeabile, tutto quanto, per il disegno, uguale, insomma, perfettamente uguale, a 2 € e qualcosa. La particolarità qual è? Che ai lati di questo grembiule c'è questa applicazione,
tipo microfibra, non tipo microfibra, sembra quasi spugna. E a cosa serve da entrambi i lati? Praticamente voi state lavando i piatti, lavando qualcosa, avete le mani bagnate, vi squilla il telefono, vi suona il campanello della porta o dovete, vi viene in mente di fare qualcosa, senza cercare l'asciugamano, con le mani fate così, qui sulla parte spugnosa, diciamo, in microfibra, tac, 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 e la mano è asciutta. Cosa buffa, ma sicuramente utile, interessante. Poi un'altra cosa carina, questa, anche questa trovata pubblicizzata in Facebook a un prezzo esorbitante, sono questi robini qua. Confezione da 8, se non sbaglio, o 6, non mi ricordo, vediamo un po'. Da 6, scusate, sì, da 6. Quindi ne ho prese due confezioni. Vedete, sembrano dei gambi di fiori. Allora, siccome a me piace comunque la tavola preparata sempre in modo un po' fantasioso, anche se si usano le stoviglie di tutti i giorni o comunque non tovaglieria di gran classe, ma tovaglieria pratica, perché avendo spesso qua i nipotini, spesso uso le tovaglie in cotone plastificato, così almeno con un colpo di spugna sono pulite. No, sono proprio quelle più che plastificato, cotone cerato. Quindi è proprio un cotone apposito che si può lavare anche in lavatrice e ha la superficie appunto cerata in modo che si possono pulire con una spugna. E ripeto, accessori molto semplici di tutti i giorni, però magari con quel tocco in più che può apparire carino. Ad esempio io uso quando ho tutta la mia gente, la mia tribù, come dico io, a pranzo, uso i tovaglioli di carta, quelli magari un po' grandi, un po' resistenti, ma almeno se ne usano a ripetizione e vanno poi nella carta o addirittura nell'organico, quelli che sono appunto biodegradabili e uso quelli. E allora, per presentare questi tovaglioli, vedete come la tengo lunga perché sono molto prolissa io a volte, me ne rendo conto, però mi piace spiegare bene le cose. Allora, praticamente si prende questo gambetto, si prende un tovagliolo di carta, si piega così, ma si può piegare anche in altri modi, io la faccio semplice. Vedete che ci sono questi beccucci all'interno. Si inserisce il tovagliolo così, in questi beccucci, si tiene fermo qua sopra e si gira il gambo. Girando il gambo si viene a creare proprio una specie di bocciolo, di fiore. Questo sembra col tovagliolo bianco, sembra un giglio, diciamo così, ecco qua lo vedete meglio, una rosa bianca, un giglio. E magari mettendo un contenitore, un vaso magari di vetro o qualcos'altro, se ne possono mettere più di uno dello stesso colore, magari la corolla, diciamo così, ma magari anche di due colori diversi. E insomma, è un'idea carina, graziosa. Arriva appunto la confezione da 6 gambi con loro mettono anche i tovaglioli di carta. Non ricordo il prezzo di questi, ma ve li lascerò comunque come sempre qui sopra. E sono curiosa di vedere come staranno poi al prossimo pranzo in famiglia, messi tutti insieme in tavola. È una cosa un po' coreografica. Io vi saluto.
Spero di avervi dato qualche idea carina. Lascerò comunque i link degli oggetti che ho acquistato, sempre che siano ancora disponibili, perché sono arrivati dopo 2 mesi quasi da che li avevo ordinati e a volte i prodotti non sono più disponibili. Però se ci sono, vi lascio volentieri il link, vi lascerò comunque il prezzo. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!